un progetto sui beni confiscati. Sì, è importante che questo progetto si svolga ad Agrigento, che oggi pubblichiamo gli atti relativi al progetto che si è svolto un anno fa, che si mantenga viva l'attenzione su questo e l'attenzione su questo progetto, che tramite una cooperativa di giovani si possa fare imprese, si possa fare legalmente. È importante, oggi noi non celebriamo nulla, ma rilanciamo quello che deve essere ormai qualcosa proprio del DNA degli imprenditori. L'impresa si può fare e si deve necessariamente fare solo nella legalità. Una selezione delle relazioni dei docenti partecipanti alla Summer School promossa dall'Associazione Libera. Sì, e noi, ripeto, oggi diamo gli atti di quel momento importante, proprio per, ripeto, rilanciare questo aspetto importante dell'azienda sana, un'esperienza pilota che ha fatto tanto e che può fare tanto per la nostra provincia. Sarà presentato il quaderno di Libera? Sì, il quaderno lo stampa la Camera di Commercio assieme, in compartecipazione con Libera, proprio per sottolineare l'importanza di quello che è stato e di quello che dovrà ancora essere nella nostra provincia. Oggi viene presentato il quaderno di Libera che contiene gli atti della Summer School già. È un bellissimo documento che mette insieme tanti contributi di docenti che hanno partecipato alla Summer School del settembre scorso. Il ricordo più bello che ho di questa scuola è il fatto di avere visto dei giovani entrare il lunedì, diciamo, con sguardi tristi, e invece, diciamo, vederli uscire il sabato con sorrisi e con fiducia e speranza per il futuro. Perché, diciamo, mettere insieme il tema della legalità insieme a quello dell'imprenditorialità, insieme cioè alla capacità di inventarsi un lavoro, però un lavoro, diciamo, che rispetta, diciamo, le regole della legalità, apre, diciamo, speranza e fiducia ai giovani per il futuro, specialmente ai giovani di questo territorio che molto spesso, diciamo, abbandonano questo territorio per trovare, diciamo, sbocchi altrove. Questo impoverimento dei giovani va certamente a detrimento della capacità di innovazione del territorio, quindi, diciamo, bisogna mettere in gioco tutti gli sforzi per includere i giovani nel territorio e per fare sì che possano diventare attori e protagonisti di cambiamento e di innovazione. Diffondere i principi dell'imprenditoria tra i giovani è possibile oggi? Certamente sì, e purtroppo, diciamo, la scuola e l'università è in ritardo su questo tema. Bisogna trovare, diciamo, delle forme innovative di formazione. E per esempio, diciamo, nelle scuole con il prefetto di Agrigento, oppure anche nell'università con le attività portate avanti dal Consorzio Arca, abbiamo fatto degli interventi per sensibilizzare i giovani e fargli capire che il mondo è cambiato. Sono cambiate le condizioni, diciamo, in cui si troveranno ad affrontare il futuro. Devono essere consapevoli di ciò e devono avere, diciamo, anche, diciamo, gli strumenti essenziali del pensiero imprenditoriale per pensare, diciamo, da sé a costruirsi il futuro.